Ok ragazzi, parliamo di carboidrati e nello specifico vedremo 5 differenti step per imparare a gestirli al meglio. Premessa per questo video, guardatelo sino in fondo per capire al meglio tutti i concetti, ma soprattutto per assimilare la logica che c'è alla base della gestione dei carboidrati. Ok, iniziamo subito rapidi col primo step, ossia quello di porci in normocalorica, gettare le basi per poi lavorare e insegnare al corpo a gestire al meglio i carboidrati. Possiamo innanzitutto utilizzare una formula di calcolo del nostro metabolismo energetico, tra le tante la Harris-Benedict è sicuramente ottimale a quella che noi utilizziamo. Questa ci darà le calorie di base che teoricamente consumeremo, dovremmo consumare in base all'attività fisica, ai nostri dati antropometrici e via discorrendo, e da là dovremmo distribuire le nostre calorie tra 3 differenti macronutrienti: proteine, carboidrati e grassi. Per le proteine possiamo orientarci sui 2 grammi per chilo di peso corporeo, per i carboidrati 4-5 grammi per chilo di peso corporeo sono assolutamente gestibili per un soggetto sano che si allena, infine il restante delle calorie le andremo a prendere dai grassi. Quindi per esempio su un soggetto di 70 kg stimiamo un 300 grammi di carboidrati, un 140 grammi di proteine e il resto delle calorie di nuovo derivanti dai grassi. Passiamo quindi al secondo step, ossia impostare il timing dei nutrienti. Questo vuol dire andare a inserire questi nutrienti che noi abbiamo in determinati momenti della giornata, nello specifico in questo caso circoscrivere il 50 sino anche al 70% dei carboidrati a ridosso dell'allenamento. Torniamo all'esempio di prima, 300 grammi di carboidrati su un soggetto di 70 kg, ok? Questo soggetto si allena al mattino, quindi per esempio il 70% di quei 300 grammi di carboidrati, ossia in sostanza 210 grammi di carboidrati, li vado a inserire tra il pre, l'intra e il post workout. Quindi per fare un esempio, 80 grammi di carboidrati a colazione, 40 grammi nell'intra workout tramite maltodestrine, vitargo, insomma qualcosa da bere, e 90 grammi di carboidrati nel post workout. A questo punto ci rimangono 90 grammi di carboidrati e questi li potremo inserire nel resto della giornata, quindi per esempio 45 grammi in uno spuntino, 45 grammi a sera, oppure 40 grammi di carboidrati in uno spuntino, 50 grammi di carboidrati a cena e via discorrendo, insomma. E questo timing dei nutrienti che cosa permette? Sfruttare una fase, ossia quella a ridosso dell'allenamento in cui il nostro corpo richiede carboidrati e potrà gestirli al meglio tramite l'attivazione di GLUT4, meccanismi affini, e quindi fare in modo che i carboidrati della giornata vengano assimilati in maniera ottimale. Questo ovviamente non può farsi nei giorni di non allenamento, in cui converrà invece dividere i carboidrati in maniera pari nel corso della giornata. Terzo ed ultimo step, a questo punto abbiamo posto le solite basi, da qua dobbiamo iniziare a costruire, ossia aumentare l'input glucidico nell'arco del tempo per insegnare al corpo a gestirne di più. Ecco, nella fase iniziale aspettiamo e vediamo che cosa succede, facciamo passare 2-4 settimane, vediamo come reagisce il corpo e regoliamoci di conseguenza. A questo punto lo scopo è quello di aumentare pian piano i carboidrati. E in questo non ci sono regole precise, dovete voi utilizzare la logica. Quello che possiamo dare è semplicemente utilizzare delle stime. Consigliamo di aspettare che ci sia uno stallo della condizione del peso per 2 sino anche a 4 settimane ed aumentare a quel punto di 15 sino anche a 25 grammi di carboidrati al giorno. Ossia, quando vedo che la condizione è quella da un punto di vista di peso, di specchio, per 2, 3, 4 settimane, allora forse è il caso di aumentare un po' i carboidrati, vedere che succede e verosimilmente, se facciamo le cose per bene, il nostro corpo riuscirà a gestirli al meglio. Quindi miglioreremo in termini qualitativi, aumenteremo un minimo il peso e nel lungo periodo costruiremo più massa muscolare. Ok, se abbiamo fatto tutto quanto per bene, queste 3 fasi sono assolutamente sufficienti per poter gestire nel lungo periodo più carboidrati. Però in caso di necessità, visto che le variabili in gioco sono veramente tantissime e non possiamo predire le cose, ci sono altri 2 step che possiamo inserire per ottimizzare il tutto. Il primo step riguarda l'integrazione. Ci sono degli integratori specifici che aiutano a gestire più carboidrati, cosiddetti GDA. Sono degli integratori che intervengono sui GLUT4, ossia i recettori del glucosio a livello muscolare, e permettono in sostanza che i carboidrati che ingeriamo vengano assimilati più dal miocita, quindi dalle cellule muscolari, piuttosto che dall'adipocita. Integratori del genere sono per esempio la cannella, l'ALA, quindi l'acido alfa lipoico in forma sodio-chelata, anche la creatina ha un effetto in questi termini, il cromo e via discorrendo. Ci ritorneremo in questo, però i GDA sono sicuramente degli integratori che possono aiutare. Ora, piccola parentesi, per quanto gli effetti di questi integratori siano assolutamente dimostrati, da un punto di vista quantitativo sono veramente ridotti, nel senso che parliamo di pochi punti percentuali, quindi possono dare una mano, ma è una mano veramente veramente piccola. In sostanza sta a voi scegliere se assediare Troia con tutta l'armata greca o soltanto con Achille e pochi guerrieri scelti. Questa metafora è dannatamente figa, dovete ammettere. Ok, detto questo, quinto step, assolutamente eventuale, utilizzare la carb cycling. E parliamo del metodo più classico di carb cycling, ossia dividere tra giorni on, giorni in cui ci alleniamo, e giorni off. Quindi dividere 2 piani alimentari, nel piano alimentare dei giorni on avremo più carboidrati, nel piano alimentare dei giorni off ne avremo di meno.
è abbastanza intuibile il beneficio di questa carb cycling. Andiamo a inserire più carboidrati in un momento, quello ridosso all'allenamento, in generale nei giorni di allenamento, in cui il nostro corpo è più attrezzato e più in grado di gestire. Quindi questo modello di carb cycling può essere un'ottima strategia per gestire al meglio i carboidrati, ma solo laddove sia assolutamente necessario. E per questo rimando al video su quando non utilizzare la carb cycling. Ora, per quanto riguarda la gestione dei carboidrati tra giorni on e giorni off, nei giorni on metteremo il 50 sino anche al 100% in più di carboidrati, quindi vuol dire sino anche al doppio dei carboidrati rispetto ai giorni off. Quindi per esempio 400 grammi di carboidrati nei giorni on e 200 nei giorni off, insomma, abbastanza intuitivo. Ok ragazzi, questi sono 5 step su come gestire al meglio i carboidrati, 5 step che sicuramente vi aiuteranno in questi termini, però è fondamentale che capiate due importanti concetti. Il primo concetto è capire perché vogliamo gestire più carboidrati. Ecco, non dobbiamo pensare che di per sé gestire più carboidrati sia un qualcosa che ci dia benefici. Sono benefici assolutamente indiretti. Questo perché nella maggior parte dei casi gestire più carboidrati ci permette di avere un miglioramento di performance, ed è il miglioramento di performance che ci permette di avere vantaggi ipertrofici. Ossia, se gestisco più carboidrati, molto probabilmente riuscirò a spremermi di più in allenamento, e spremendomi di più in allenamento riuscirò ad avere maggiori vantaggi in termini ipertrofici. In altre parole, a diventare più grosso. Secondo concetto, apparentemente da questo video può sembrare che la gestione dei carboidrati sia un qualcosa che si focalizzi e incentri sull'alimentazione. Ossia, dobbiamo modulare le cose in un certo modo, dobbiamo stare attenti al timing, dobbiamo stare attenti agli up calorici, quindi gli aumenti di carboidrati nel corso del tempo e via discorrendo. Ecco, questa è la cosa più sbagliata che possa passare da questo video ed è questo che mi preme di far passare come concetto. Dal momento che la gestione dei carboidrati è funzionale alla performance, per gestire più carboidrati la chiave, il focus, deve essere sull'allenamento. Questo vuol dire che in questo percorso che vi ho descritto dovete stare assolutamente concentrati e dovete essere assolutamente maniacali sull'allenamento, sulla performance, sul gestire tutto quanto per bene, spremervi abbastanza, perché è a questo che serve una maggiore gestione dei carboidrati, che ci permetterà di spremerci di più in allenamento. In realtà il discorso è un po' inverso, nel senso che noi, vedendo una limitazione di performance, vedendo che dobbiamo spingere di più ma non ci riusciamo, dovremmo essere indotti ad aumentare i carboidrati, in generale l'alimentazione, curare di più l'alimentazione, che è funzionale all'allenamento. Quindi niente ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda il nostro punto di vista sulla gestione dei carboidrati. Ora vi invito a scrivere voi qua sotto come vi siete comportati e cosa ne pensate, in questo modo avremo un confronto, perché in effetti la tematica relativa alla gestione dei carboidrati, al quantitativo dei carboidrati giornalieri, è molto discussa e vede tecnici che incentivano a tenere i carboidrati quanto più alto possibile, fino anche a 6, 7, 800 grammi di carboidrati al giorno, ed altri tecnici invece che non puntano su questo macronutriente quanto piuttosto su un'alimentazione bilanciata e via discorrendo. Vi invito come al solito a mettere un like al video se vi è piaciuto, a iscrivervi alla pagina Facebook e al gruppo Facebook dove facciamo un sondaggio per decidere insieme di cosa parlare, al canale YouTube, un po' i nostri social che appaiono da queste parti.